Vladimir Ipatic. Vladimir Ipatic. Ho fissato il mesentere. E se vuole dargli un'occhiata? Sì, va bene. Ecco. Andiamo fuori. Il mesentere presenta evidentemente fenomeni assai interessanti e chiaramente visibili lungo i fiumi dei vasi sanguigni. Guardi, professore, come scorrono velocemente i globuli rossi. E per quanto riguarda le sue osservazioni sulle altre cavie? Nel primo caso... Non c'è più niente da fare. Il sangue era agrumato. Bene, Ivanov, bene. Professore, ma direi non va a dormire. Torno a esaminare le mie amebe. Buonanotte, Ivanov. Buonanotte. Fuoco. Ma cosa succede? Io non ci capisco niente. Mio Dio. Allora, professore, io vado. Buonanotte. Aprile 1928, ore 23:40. Sta succedendo questo. Avvicino il mio occhio all'oculare del microscopio e scopro per la prima volta nella mia vita, nella spirale multicolore, un raggio che spicca in modo particolarissimo. Questo raggio è di colore rosso vivo e sbuca dalla spirale come una puntina dalle dimensioni, diciamo, di un ago. Il destino ha voluto che per qualche secondo il raggio abbia attirato il mio occhio esperto, che abbia potuto distinguere un fenomeno mille volte più importante del raggio stesso, figlio labile e fortuito di un movimento combinato dello specchio e dell'obiettivo del microscopio. Infatti, grazie alla chiamata dell'assistente che mi ha costretto ad allontanarmi dall'apparecchio, le amebe sono rimaste un'ora e mezza sotto l'azione di quel raggio. Da questa prolungata esposizione è derivato il fenomeno seguente. Mentre nella parte del disco non esposta al raggio le amebe se ne stanno fiacche e impotenti, nel punto colpito dall'aguzza spada rossa la vita ferve stranamente. Protendendo gli pseudopodi, le amebe grigiastre tentano disperatamente di entrare nella fascia rossa dove, quasi per incanto, si rianimano. Nella spirale una forza ignota infonde in esse lo spirito della vita ed esse avanzano turbe, lottando accanitamente per ottenere un posto. Nella zona esposta al raggio,
si svolge un processo di proliferazione che non è esagerato a definire furibondo, violando e capovolgendo tutte le leggi che conosco come le cinque dita della mano. Le amebe si riproducono per mitosi con una velocità fulminea, dopo essersi scisse in due parti distinte. Esse producono nel giro di due secondi due nuovi organismi completi e vitali che in un attimo ingrandiscono e diventano adulti per dar luogo a loro volta a una nuova generazione. Queste nuove amebe per volume superano di circa due volte le comuni amebe e si distinguono per una cattiveria e voracità particolarissime. Inoltre si muovono a una velocità portentosa e i loro pseudopodi, che muovono come tentacoli di piovra, sono assai più lunghi di quelli normali. Mio Dio. È sparito. È sparito. Eccolo lì. Sì. È chiarissimo, deve trattarsi di un nuovo raggio non ancora studiato e non ancora scoperto da nessuno. Sì, è da supporre che nello spettro solare il raggio non esista. Già, bisogna convincersi che lo si può ricavare solo con la luce elettrica. Già. Che stupefacente coincidenza che Ivanov mi abbia chiamato a vedere il mesantere della rana. Già. Se non l'avessi fatto, non l'avrei mai notato. Cosa ne potrà venire fuori? Solo il diavolo lo sa. Solo il diavolo lo sa. Che cosa straordinaria. Che cosa straordinaria. Mio Dio. Non si possono nemmeno immaginare tutte le conseguenze. Nemmeno immaginare si possono. È questa che non vuole entrare. Vai, diavolo. Pancrat! Pancrat, sveglia! Sveglia, Pancrat! Pancrat, senti, ho chiuso il laboratorio a chiave. Niente pulizie fino al mio ritorno, hai capito? Hai capito bene? Buonanotte, Pancrat. Ah, che cretino! E adesso cosa faccio?
chiamare Pancrati, figuriamoci quello dormirà. E d'altronde gettarla via questa vigliacca. Se bisognerà portarla in mano. Paparino, l'altra te la sei bevuta tutta. Il vecchietto deve aver alzato il gomito l'Alcasar. Ehi, nonno! Vladimir Ipatevich Persikov, professore di zoologia presso la quarta università statale e direttore dell'Istituto Zootecnico di Mosca, aveva 58 anni compiuti. Sua moglie era fuggita nel 1913 con il tenore Zimin, lasciandogli un biglietto del seguente tenore: «Le tue rane suscitano in me insopportabili brividi di disgusto. Per causa loro sarò infelice tutta la vita». Abitava sulla Precistinka, in un appartamento di 5 stanze, una delle quali era occupata da una vecchierella asciutta, la governante Maria Stepanovna, che accudiva a lui come una bambinaia. Stia zitto. Nel 19 gli erano state sottratte 2 delle 5 stanze e in quella occasione egli aveva dichiarato a Maria Stepanovna: «Se non la smettono con tutte queste porcherie, me ne andrò all'estero». Persikov non attuò il suo progetto di recarsi all'estero, pur essendo un'autorità internazionale nel campo dei rettili, uno scienziato di primissimo ordine, e il 1920 fu ancora peggiore del 19, anche perché gli eventi si susseguirono a ritmo incalzante. Nei vivai dell'Istituto Zootecnico creparono prima 8 esemplari di magnifiche ranocchie, poi 15 rospi comuni e infine un esemplare unico al mondo di rospo della Guyana olandese. Le povere bestie non erano riuscite a sopportare le perturbazioni di quel memorabile anno. L'impressione che quei decessi produssero su Persikov e in particolar modo quello del rospo della Guyana olandese fu enorme. Persikov attribuì l'intera responsabilità del disastro al commissario per la pubblica istruzione di quegli anni. Ma tutto finisce a questo mondo. Finirono il 20, il 21 e già nel 21 si ebbe un'inversione di tendenza. L'istituto ricominciò a riscaldarsi e nell'estate, con l'aiuto di Pancrat, Persikov acchiappò nel fiume Kliasma 14 esemplari di buf e nei vivai la vita ricominciò a fervere. Nel 23 Persikov teneva già 8 lezioni per settimana, nel 24 13 e nella primavera del 25 divenne celebre per aver bocciato agli esami 76 studenti e tutti sugli anfibi a pelle nuda. Nel 26 riebbe le sue 5 stanze, quando una società mista russo-americana costruì nel centro di Mosca ben 15 case a 15 piani e alla periferia 300 cottage operai di 8 appartamenti ciascuno, mettendo fine così a quella terribile e ridicola crisi degli alloggi che aveva tanto tormentato i moscoviti negli anni 19-25. Persikov si rianimò e nell'autunno del 1927 apparve la sua opera capitale, che venne tradotta in ben 6 lingue: Embriologia della pipa, del rospo smeraldino e del ranocchio. Se non che, nell'estate del 1928, avvenne quella cosa inverosimile, spaventosa. Ivanov, Persikov, sì. Senta, ho da darle una grande notizia. Non sia curioso. Oggi, alle 3 in punto nel mio studio. Intesi? E non tocchi niente prima del mio arrivo. Chiaro? Arrivederci. Diavolo, è incredibile che un fenomeno tanto semplice non sia stato osservato prima. Avrebbe potuto scoprirlo chiunque, anch'io. Già. Guardi, Persikov, guardi, ma che succede? Mi crescono sotto gli occhi, guardi. Le sto osservando da ieri notte. Con delle lenti e degli specchi adatti potrei costruire un apparecchio dal quale sia possibile ottenere il raggio ingrandito indipendentemente dal microscopio. Sono perfettamente convinto che la cosa sia estremamente semplice. Può stare tranquillo, Vladimir Ipatich. Avrai il suo raggio. Caro Ivanov, quando io pubblicherò il mio lavoro, scriverò che l'apparecchio è stato elaborato da lei. Oh, beh, non ha importanza. Certo però che...
rivolgeremo una richiesta al commissariato della pubblica istruzione perché ci mandi materiale estero. Specchi biconcavi e biconvessi. Cristalli lisci convesso concavi. Acciufferò un raggio rosso del diametro di 4 centimetri o anche di più. Non potrà bastare di 4 per il momento. Assistente, libero docente Ivanov, è finalmente riuscito a costruire l'apparecchio e ad acciuffare. Come gli dice il raggio rosso, onore al merito, lo ha fatto da maestro. Il raggio è risultato bello grosso, con un diametro di ben 4 centimetri. Il 1° giugno ho iniziato gli esperimenti con uova di rana. I risultati sono stati stupefacenti. Nel giro di 2 giorni migliaia e migliaia di minuscoli girini sono usciti dalle uova e stanno crescendo in modo straordinario. Ma lo sai, Ivanov, che l'azione del raggio sul deuteroplasma e in genere sul citoplasma è davvero straordinaria? Ma Vladimir Ipatich, ma perché lei continua a parlare dei particolari? Ma diciamolo chiaramente, lei ha scoperto una cosa inaudita, professor Persikov. Lei ha scoperto il raggio della vita. Ah, via, via. Sì, lei diventerà celeberrimo. Mi viene il capogiro. Ma capisce, Vladimir Ipatich, di fronte a lei gli eroi di Wells sono delle bazzeccole. Ed io che credevo fossero tutte favole. Si ricorda quel libro, Il cibo degli dèi? L'ho dimenticato, mi ricordo di averlo letto, ma l'ho dimenticato. Ma è un romanzo conosciutissimo. E come si fa a dimenticarsene? È mostruoso. È mostruosa! Professore! Professore, chiuda! Chiuda, professore! Chiuda, professore, chiuda! Ma... La nuova vita! È mostruosa! 2 giorni, professore! E la natura impiega settimane per portare a compimento il medesimo processo! Guardi! Sono già adulto! Una rana toro! E ve ne sono altre sul pavimento! Ma quanti che esemplare! Guardi! Arde una strana luce negli occhi di talune! Noti come saltano, Ivano! Ci direbbero spinti da un invito formidabile, una forza cieca, aggressiva! Ah! E queste altre da dove sono uscite? Dal fondo, è evidente! E come hanno potuto? Lo hanno forse liquefatto! Guardi, guardi, depongono già le uova! Ma questo è contrario ad ogni norma! In altri 2 giorni metteranno al mondo una nuova e innumerevole generazione di rane anche senza raggio. È mostruoso! È mostruoso! Altro che 2 giorni, Vladimir Ipatich. Stanno già nascendo le nuove. Ah sì? Ah sì? Interessante. E si stanno moltiplicando a dismisura. Venga, venga, professore. Dobbiamo fare qualcosa. Già, dobbiamo fare qualche cosa. Ma cosa? Dobbiamo distruggerle prima che l'istituto si trasformi in una paruta. È vero, è vero, sì, ma Pancrat! Pancrat! Come è andato? No, no, non pacchiare, non così. No, non così, bisogna avere un po' di rispetto per gli animali. Un colpo secco, pacca, così, pacca. Aspetta, professore. Quale inutile strage. Quale inutile strage. Finalmente si respira. La prossima volta dovremo prendere tutte le precauzioni necessarie prima di compiere gli esperimenti. Professore, ha osservato Pancrat. Già la temeva come il fuoco. Adesso credo che cominci a avere per lei come un terrore mortale.
Ha sentito? Là! Là! E questa? Da dove salta fuori? Dal laboratorio, certamente. Sarà sgusciata fuori questa notte con tutto quanto di lei, con la confusione. E ti è cresciuta in questo modo? Ma è mostruoso! Assolutamente! Forse ce ne saranno delle altre. Attorniamola. Non sarà pericoloso. No, lo escludo. Avanti. Si faccia con l'altro. È pericoloso. No, non sia pusillanime, venga. Io prendo la zampa di destra. Coprila con una coperta, un lenzuolo, qualche cosa. E non farne parola ad anima viva. Chiamare Vladimir Ipatievich. E come l'avranno saputo? Un noto professore della quarta università ha scoperto un raggio ancora in fermentazione, capace di accrescere straordinariamente l'attività vitale degli organismi inferiori. Si tratta del professor Vladimir Ipatievich Pirsikov. Pirsikov? Che fanfaroni. Pirsikov, già. Ma dove riescono a pescarle le notizie, questi fanfaroni? È lì fuori che aspetta. Alfred Arkadievich Bronsky, collaboratore dei giornali di Mosca, Luce Rossa, Pepe Rosso, Gazzetta Rossa, Proiettile Rosso, nonché del quotidiano Mosca Rossa della Sera. Spediscelo al diavolo. Il professore è molto impegnato e non riceve nessuno. No, guardi, già gliel'ho dato. Ma questo è diverso. Sono anche collaboratore del Corvo Rosso, satirico illustrato della GPU. Ancora! Dice di essere della GPU. Fallo entrare. Che fa? Cosa vuole? Le hanno pur detto che sono occupato, no? Chiedo mille volte scusa, pregiatissimo professore, se mi permetto di irrompere nel suo laboratorio e rubarle così il suo tempo prezioso. Ma la notizia della sua scoperta, che ha avuto in tutto il mondo una così larga risonanza, costringe il nostro giornale a chiederle qualche informazione. Ma che informazione, ma che tutto il mondo? Io non sono obbligato a darle spiegazioni o altro. Sono occupato, terribilmente occupato. A che cosa sta lavorando? Ma io... Ma che fa? Scrive? Vuol forse pubblicare qualche cosa? Sì. Punto primo, non ho intenzione di pubblicare niente finché non avrò terminato il mio lavoro. E tantomeno su questi vostri giornali.
Punto secondo, da dove ha avuto lei le notizie che mi riguardano? È esatta la notizia che lei ha inventato il raggio della nuova vita. Ma che nuova vita? Ma che raggio di pantalone andate svolottando? Il raggio è tutt'altro che studiato a fondo, anzi, tutto sommato non se ne sa ancora nulla. È probabile, che intensifichi l'attività del protoplasma. Di quante volte? Ma no, ma dell'altro mondo. Queste sono domande da profani. Comunque, mettiamo mille volte. E si ottengono organismi giganteschi. Non è affatto vero. Anche se è vero che gli organismi da me ottenuti sono più grandi del normale. Insomma, ne derivano proprietà nuove. Ma l'essenziale non è la grandezza, è quanto l'inverosimile rapidità di riproduzione. Non scriva! Ma cosa stai scrivendo? È vero che la sua scoperta determinerà una rivoluzione nell'allevamento del bestiame. Ma che letto di intervista è questa? Guarda che io non l'autorizzo a scrivere delle sciocchezze. Io vedo dalla sua faccia che lei sta scrivendo qualche schifezza. Una sua fotografia, professore, la supplico. Come? Una mia fotografia? Per i vostri giornalacci? Per vederla in mezzo a tutte quelle porcherie che ci scrivete? No! Anche no, vecchia! No, la restituiremo subito! Ancrat! Ho l'onore di riverirla. Professore, voglio perdonare a questo semplice mortale di aver violato la sua solitudine. E un reporter? Pancrati! Signor no, signor professore, mi permetta di presentarmi. Sono il capitano Stefanov, corrispondente del giornale Messaggero dell'Industria. Pancrati! Il Sovrancom. Pancrati! Pronto? E che viene il momento, zero chance, di un consiglio di stringere un dragon. Pancrati! Pancrati! Sensazionale scoperta del professor Persico. Il raggio della vita. Gazzetta rossa della sera. Con tutti i particolari e fotografie ancora. Della sera. Sensazionale scoperta del professor Persico. Il raggio della vita. Il raggio della vita. Con tutti i particolari e fotografie in cronaca. Sensazionale scoperta del professor Persico. Qui vi parla Alfred Arkadievich Bronsky, collaboratore dei giornali di Mosca. Luce Rossa, Pepe Rosso, Gazzetta Rossa, Proiettile Rosso, Mosca Rossa della Sera, nonché del Corvo Rosso, satirico illustrato della GPU. Si accomodi, ci disse amabilmente Gato Persico. Da molto tempo desideravo far conoscere al proletariato moscovita. Signor professore, lei non si è degnato di comunicare i risultati della sua geniale scoperta. Addio ai miei figli cerubini. Ma io non gli ho mai detto si accomodi. È semplicemente inaudito, è spacciato, mi scusi, sa, ma metterà che quando uno sta lavorando e gli fanno irruzioni in casa, non parlo di lei. Ci ha rivelato, mi darà almeno la descrizione del suo apparecchio, signor professore, tanto ormai per lei è lo stesso. Nel normale, da una mezza libra di uova, in tre giorni esce una massa innumerevole di ranocchie. Che razza di canaglia! Ma io gli do la querela, cosa gli deve fare? Il professor Persico ha sottolineato questo è per lei, professore, questo è per lei. Perché? Cosa volete da me? Andatevene via! Andatevene via! Taxi! Taxi! In via Brunaia hanno sgozzato il professor Persico insieme ai suoi figli! Ma cosa strillano, professore? Ma sentito cosa strillano? Mi lasci perdere! Ma anche per me la io famiglia. Non ho figli! Non ho figli, figli di cani! Non ho mai avuto figli! Figli di cani! Non mi stia seccando! E a me no! La prego, professore! Anche per me! Una notizia anche per me, professore! La prego! Plenipotenziario della sezione commerciale delle rappresentanze estere presso le repubbliche sovietiche. Diavolo, ce la faccio. Fallo passare. In che posso servirle? Mi scusi, sa, per l'ora tarda, ma di giorno è praticamente impossibile acciuffare un pardon. Intendo dire trovare in casa il professore. Sì, sono molto occupato. Tuttavia mi sono preso la libertà di disturbare l'illustre signor professore. Il tempo è danaro, come suol dirsi. E il sigaro disturba il professore? No. Il professore ha scoperto il raggio della vita. Ma
chiacchierita mi faccia il piacere. Quelle sono le baggianate che scrivono i giornalisti. Certo, comprendo perfettamente la modestia che rappresenta il vero e solo ornamento di ogni autentico scienziato. Non è il caso di parlarne. Oggi sono arrivati molti telegrammi. E nelle grandi città come Varsavia e Riga si è già ormai a corrente del raggio. Il nome del professore viene ripetuto in tutto il mondo. Tutto il mondo trattiene il respiro, seguendo i lavori del professor Persikov. Ma tutti sanno benissimo quanto sia difficile la situazione degli scienziati nella Unione Sovietica. Anche non su Latini. Non c'è nessun estraneo qui, vero? Ahimè, qui non si sa apprezzare il lavoro scientifico. Ed è per questo che volevo parlare con il professore. Uno stato estero offre del tutto disinteressatamente un aiuto al professore. Perché gettare le perle davanti ai porci, come è detto nelle scritture? Quello stato conosce molto bene le tribolazioni del professore nel 19, nel 20, durante quella rivoluzione. Oh, ma questo naturalmente è un segreto assoluto. Il professore comunicherà allo stato in questione il risultato del proprio lavoro e in cambio riceverà un aiuto finanziario. È stato il professore a costruire l'apparecchio. E quindi sarebbe interessante prendere visione dei lucidi che ne sono stati fatti. Un'inezia. 15.000 rubli di caparra il professore potrebbe averli subito. E non occorre neanche una piccola ricevuta, anzi, il professore mi offenderebbe solo a parlarne. Fuori! Sono queste sovrascarpe? Oh, le ha dimenticate. E butti via! Come buttarle via? E se torna a riprenderle? Ah, sì, bene, le consegno al collettivo degli inquilini. Che io si senta più il puzzo di queste scarpe in casa! Al collettivo, al collettivo! Le consegni a loro le scarpe di questa spia! E si faccia dare la ricevuta. La ricevuta? Sì, la ricevuta. Ma il presidente è analfabeta. Immediatamente la ricevuta, subito all'istante la ricevuta! Ci sarà pure qualche figlio di cane che sappia firmare, o no? Pronto, mi dia la come si chiama? La che bevo? Beh sì. Pronto, a chi devo dare questa comunicazione? Ah, vengono da me certi tipi loschi con le soprascarpe. Sì, Persikov. Professor Persikov della Quarta Università. Merci. Merci, merci. Volete il tè? Ma che c'è? Ma che c'è? Ci sono tutti troppo oggi. Figli di cani. Tutti figli di cani oggi. Tutti figli di cani. I trofoli. Attenzione. Oggi. Tra pochi istanti il professor Vladimir Ipanich Persikov, lo scopritore del misterioso raggio rosso, apparirà sul nostro schermo. Questo è il notiziario cinematografico della Gazzetta Operaia. State assistendo al cordiale incontro tra il professor Persikov e il nostro celebre reporter, capitano di lungo corso Stepanov. Avvicinato dal capitano Stepanov in una strada moscovita, il professor Persikov ha mostrato di gradire vivamente la presenza della nostra troupe e ha rivelato al capitano alcuni delicatissimi particolari dell'apparecchio di sua invenzione, raccomandandogli naturalmente la più scrupolosa riservatezza. E adesso ci descriva minutamente il suo visitatore. E che ne so io? Beh, un ceffo ributtante, da degenerato. Ha un occhio di vetro? E che ne so io? No, no, di vetro no. No, no, perché muovevo gli occhi continuamente. Forse Rubinstein. Rubinstein non offre mai soldi a nessuno senza pretendere una ricevuta. Di che colore aveva i capelli? Non ricordo. Ah, non ricorda. No, no, questo non è un lavoro da Rubinstein. Qui c'è qualcuno più grosso di lui. Si è dimenticato le soprascarpe. Dove? Le ho fatte consegnare al segretario del collettivo. Posso? Prego. La GPU chiede al segretario del collettivo di presentarsi immediatamente nell'appartamento del professor Persikov con le soprascarpe. Molto bene, molto bene.
se me l'avete appena data. Basinka. Bene? Le sono le scarpe. Ebbene, Basinka. Ebbene, cosa c'entra l'ebbene? Queste sono le soprascarpe di Pelenkowski. La cosa fa molto onore al signor professore. Il professore stia pure tranquillo, nessuno la disturberà più, né all'istituto né a casa. Oh, molto bene. Saranno subito presi i necessari provvedimenti. Le sue apparecchiature sono assolutamente al sicuro. Senta, perché non fa fucilare i reporters? Purtroppo temo che la cosa non sia possibile. Ma chi è dunque quel farabutto che è venuto a trovarmi? Si tratta forse di qualche speculatore di poco conto, ma mi raccomando, cittadino professore, mantenere il massimo riservo sull'avventura di questa sera. Mi hai separato la porta! Il tè! Voglio il tè! Siamo in ritardo di tre quarti d'ora sull'ora del tè! Ma hai separato la... Voglio il tè! Presto! Non riesco a studiare se non ho il tè. Che cosa desidera? Buongiorno, cittadino professore. E beh? Vigilanza speciale. Siete davvero dei grandi organizzatori, eh? E sapete sistemare tutto. Ah, e per mangiare come farà? Mi daranno il cambio. Ah, ecco perché qui... A lavoro! Altrettanto a lavoro! Lavorare! Sempre lavorare! Non ci siamo. Bocciate! A quanti siamo? Con questo sono 20 bocciate. Molto bene, vada via! Sparisca, non si faccia più vivo. Pancrate l'ha giurato. Ancra, ha giurato. 21. In cosa differiscono i lissanfibi dai rettili? Come? Come? Lei non sa in cosa differiscono i lissanfibi dai rettili? Ma questo è addirittura ridicolo, giovanotto. I lissanfibi non hanno reni nella cavità pelvica. Già. Si vergogni. Lei è senza dubbio un marxista, vero? Benissimo. Ci rivedremo in autunno. Bocciato! Avanti un altro! Sparisca! 21. Molto bene. Andate a fare i tranviari! Non potete occuparvi di zoologia! 22. Mettendo a repentaglio la sua salute già cagionevole, rubando le ore al sonno e dai pasti, concedendosi poche ore di riposo sul divano dell'istituto, Persikov passava intere nottate all'apparecchio del raggio e al microscopio. Da Königsberg erano arrivati in aeroplano alcuni cristalli appositamente ordinati e negli ultimi giorni del mese di luglio, sotto la sorveglianza di Ivanov, i meccanici costruirono tre nuovi apparecchi assai grandi che assomigliavano a delle enormi macchine fotografiche e nei quali il raggio, non più ad opera del microscopio, si sarebbe dovuto aprire a raggiera fino a raggiungere una larghezza massima di 1 metro di diametro. Il commissariato della pubblica istruzione è già sicuro la più cortese e sollecita collaborazione. Bene. Chiami al telefono il compagno Borosiu, capo del settore zootecnico presso la Commissione Suprema, e gli prospetti la necessità di fare immediatamente questa ordinazione a Berlino e a New York. Sì? Chi? Chi è? Come? È il Cremlino. E beh?
Sono Persico. Oh, sì. Grazie. Grazie. Certo, certo. Sì, 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 collaborano tutti. Come? Un'automobile? No, grazie, preferisco andare in tram. Ah, sì, è più veloce il tram. Oh, grazie. E questo è il risultato dell'alterazione provocata dal raggio nel citoplasma della cellula. È doveroso quindi bandire i toni trionfalistici che non sono consoli alla severa ricerca scientifica e limitarsi a comunicare un fenomeno di cui si ignora quasi tutto, se non una probabile intensificazione dell'attività del protoplasma. Concludo, signori, riconfermando la mia serena convinzione di aver recato alla scienza un contributo modesto, sì, ma decisamente non trascurabile. Il giorno dopo, nella squallida città di provincia, un tempo chiamata Troik e ora ribattezzata in Stieklosk, provincia di Kostroma, distretto di Stieklosk, accadeva un fatto singolare nel pollaio di Stepanovna Drasdova, la vedova dell'arciprete Drasdov, morto nel 1926 in seguito a dispiaceri dovuti alla campagna antireligiosa. La 17esima! Il signore è arrabbiato con noi, parola d'onore. Possibile che sia morta. Vieni, Matriona, vieni a vedere che cosa fa. Oddio, ma che cosa ha? Oddio, bevi un po' d'acqua. Oh, signore Dio, ma che succede? Oh, mi dà sangue. Non si secchino gli occhi se hai mai visto una gallina dar di stomaco come un uomo. Stefanova, potessi mangiare la terra se i tuoi polli non hanno la fattura. Dove si è mai visto una cosa simile? I polli non hanno malattie di questo genere. Certamente qualcuno ti ha stregato il pollaio. Oh, nemici implacabili! Volete dunque la mia morte? Questa non sarebbe una fattura. Chiama padre Sergei. Faccio l'esorcismo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia affinché questi animali afflitti da grave morbo siano sanati nel tuo nome e mediante la forza della tua benedizione. Amen. Il Signore è crucciato con tutti noi. A te quanti ne sono morti? Una sessantina! La mattina seguente, la cittadina di Stieklosk ronza e brulica come un alveare, mentre di bocca in bocca rimbalza la parola Moria. Il cognome della Drasdova appare sul giornale locale Il Combattente Rosso, in un articolo intitolato Peste aviaria? Padre Sergei!
padre. Allora. Corre voce che la Moria sia stata provocata dai commissari politici. Ma no, ma proprio dei commissari. Ma allora proprio quello che dice il giornale. Padre, padre! Corre voce che la Moria sia stata provocata dai commissari politici. Sì. Corre voce che la Moria. Da Stieklosk la notizia della Moria volò a Mosca rapidamente. Vladimir Ipatich! Ah! Lei? Un secondino, caro professore. Mi permette di porre una domandina sola, puramente zoologica. Ponga, ponga pure. Eppure questo farabutto non sa qualcosa di americano. Che cosa ne dice in merito ai polli, caro professore? Pancrat, fai entrare quel tipo che è sul marciapiede. Salve. Si segue. Mi spieghi, per favore, lei scrive lì, su quei giornali? Sì, che scrivo. Ecco, vede, io non capisco come lei possa scrivere se non sa neppure parlare il russo. Cosa significano espressioni come un secondino, in merito ai polli? Probabilmente lei voleva dire riguardo ai polli. Del resto io non sono un filologo. Che cosa dunque voleva sapere sui polli? Tutto quello che lei vorrà dirmi, caro professore. No, ha sbagliato rivolgersi a me. Io non sono uno specialista in gallinacei. Doveva rivolgersi a Emilian Portugallov, della prima università. Comunque, se vi interessa, ecco. A me sono note 6 specie di galline selvagge. Portugallov ne conosce molto di più. Vivono in India e nell'arcipelago malese. Il gallo di Bankiva o Casinto si trova sulle pendici dell'Himalaya, in tutte le Indie, Assam, eccetera, eccetera, eccetera. Il gallo dalla coda a forchetta, ossia il Gallus varius o Lombok, a Sumatra e Flores. Mentre a Giava troviamo l'ario Gallus enus. Dunque, per quanto riguarda le regioni situate a sud-ovest dell'India, le posso indicare il bellissimo gallo di Zonerat. E a Sinu troviamo invece il gallo Stanley, che non si trova in nessun altro posto. Cos'altro vuole sapere? Io vorrei sapere qualcosa riguardo le malattie dei polli. Io non sono uno specialista. Domandi a Portugallo. Dunque. Vermi solitari, succhioni, zecche della rogna, flogosi, zecche degli uccelli, colera dei polli, afta, pulci, infiammazione membranosa, difterica della mucosa, tubercolosi, pneumomonicosi, parassiti. Le malattie comuni sono poche: virus rabbico, tumori, morbo inglese, itterizia, reumatismi. Il famoso fungo Oreum Schillian, che è una malattia interessantissima, che provoca la formazione di piccole macchie come di muffa sulla cresta. Che cosa ne dice riguardo all'attuale catastrofe? Quale catastrofe? Ma come, professore, è possibile che lei non abbia letto? Non leggo mai il giornale. Perché mai, professore? Pubblicano solo baggianate. Ma come, professore? Come?